Shalom. Shalom to you. Tra forti misure di sicurezza è finito Sukkot lo scorso 5 di ottobre, detta anche la festa delle capanne o ancora dei tabernacoli. Ogni anno a Gerusalemme si festeggia la festa del Sukkot. In questa settimana le città si riempiono di capanne che ricordano l'esodo del popolo ebraico. La festa delle capanne si chiama così perché tanto tempo fa gli ebrei costruivano delle capanne, mangiavano 7 giorni, festeggiavano il raccolto finale. Ci ricorda che Gesù rappresenta una capanna per i fedeli che riunisce i popoli. È una delle 3 festività legate ad un pellegrinaggio, quando nei tempi antichi il popolo si recava al Tempio di Gerusalemme per offrire doni sacrificali. La festa delle capanne è una festa in cui gli ebrei devono compiere un pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme. Questa festa ricorda la vita del popolo di Israele nel deserto durante il loro viaggio verso la terra promessa, in cui essi vivevano in capanne. Un tempo particolarmente gioioso che riunisce il tema religioso con gli elementi dell'agricoltura, che ha origine nella Torah e che ricorda le capanne dove il popolo di Israele viveva durante l'esodo nel deserto, dopo la fuga dall'Egitto. La festa delle capanne è una festa per la gioia, perché Dio ha guidato il deserto. Anche Sukkot di essere felici. 7 giorni dobbiamo essere felici senza arrabbiarsi delle figli, delle mogli, del lavoro, niente. Questa è proprio questo oggi. La festa delle capanne indica l'esodo degli ebrei dall'Egitto alla terra promessa e del periodo in cui hanno vissuto nel deserto e costruendo capanne. Questa festa simboleggia la salvezza degli ebrei da parte di Dio. Festa grande a Gerusalemme, è la settimana del Sukkot. Siamo nella piazza centrale del quartiere ebraico di Gerusalemme. Qui, come in tutta la città, sono spuntate in questa settimana le Sukkot, le capanne come quella alla mia destra, dove gli ebrei mangiano, pregano e i più religiosi anche dormono. Ricordano queste capanne l'esodo del popolo ebraico dall'Egitto. Per gli ebrei la festa delle capanne simboleggia la dura vita nel deserto e del periodo di gioia. La capanna aveva il tetto pieno di frasche e venivano usate come luogo dei fedeli. Questa festa dura 7 giorni e si mangia pane e si prega. E la nostra casa, proprio la casa vera, e non è nostra, perché come questa succa, noi siamo qua in questo mondo come ospiti. La festa delle capanne è una festa che dura 8 giorni. Loro lasciano la propria casa per andare a vivere nelle capanne. Le capanne devono avere il tetto con del fogliame rado, perché così la notte possono vedere le stelle. La morale di questa festa è che i beni materiali possono scomparire. E quindi le cose più importanti sono l'amore e il bene. Lei è italiano, però vive qui in Israele da un anno. L'atmosfera del Sukkot qui a Gerusalemme in particolare è davvero unica nel mondo, no? Sì, l'atmosfera più, diciamo, sacra e unica in tutto il mondo, perché c'è la santità di Gerusalemme, prima cosa. Poi oggi è stato anche il Birkat Kohanim, la benedizione dei sacerdoti. La festa delle capanne, la festa del raccolto. Si celebra il raccolto dei frutti della terra che vengono offerti a Dio. Nella Bibbia si chiama festa delle capanne perché gli ebrei dovevano vivere nelle capanne per 7 giorni per ricordare l'esilio dall'Egitto. Corrisponde alla
Pentecoste, che si celebra 50 giorni dopo la Pasqua. La capanna rappresenta una dimora temporanea ed è stata vista in tutte le città di Israele, nelle case ma anche nei centri commerciali. Il tetto viene fatto con dei rami d'albero che la tradizione vorrebbe siano fronde di palma, attraverso il quale deve potersi vedere il cielo, mantenendo comunque un effetto di ombra prevalente all'interno. Ogni anno a Gerusalemme festeggiano la festa delle capanne, cioè la liberazione della schiavitù. Le persone si riuniscono per costruire le capanne e i tetti devono essere fatti con foglie di palma e con degli spazi vuoti per guardare le stelle. Anche i bambini partecipano con fiori e addobbi. Il primo e l'ultimo giorno sono particolarmente festosi, ma è durante la settimana che avviene una mattina particolare che prevede la benedizione dei rabbini di Israele. Un momento particolarmente vissuto, dove ogni angolo che dà accesso al muro si riempie. Tutti si recano per ricevere la benedizione. La festa delle capanne per gli ebrei è una cosa molto importante e ricorda quando Dio nel deserto è stato con loro, gli ha donato l'acqua, la manna e li ha guidati con la nube luminosa. Infatti le capanne hanno un valore simbolico e significativo, ossia la provvidenza di Dio che nonostante le situazioni difficili non ci abbandona mai. Secondo quanto stabilito dalla Torah vi sono 4 tipi di piante: fronde di palma, salice, mirto e cedro, utilizzate nelle benedizioni rituali in ognuno dei giorni della festività. La festa delle capanne si festeggia a Gerusalemme ad ottobre, la liberazione della schiavitù. Queste capanne sono costruite con delle foglie di palme, distanti l'una dall'altra, in modo che si veda il cielo, è facile da spostare da un luogo all'altro. Esse sono costruite con tanti addobbi allegri. Una semplice spiegazione data dal fatto che le 4 specie rappresentano la varietà delle caratteristiche presenti in natura e nell'uomo, che consentono ad ogni albero e ad ognuno di possedere le proprie qualità, e per questo motivo si deve ringraziare Dio. Un altro nome per Sukkot è Festa del Raccolto. Capanne è anche detta Festa del Raccolto a Gerusalemme. E ricorda le capanne dove viveva il popolo di Israele nel deserto durante la fuga dall'Egitto. Durante le festività vengono utilizzati 4 tipi di arbusti: il cedro, il mirto, il salice e le fronde di palma, che erano anche utilizzate per costruire le capanne. E durante la festa gli agricoltori ringraziano Dio e pregano per avere la pioggia per il raccolto futuro. Celebrata in autunno dopo il raccolto estivo e prima di seminare le colture per l'inverno, è uno dei temi principali delle preghiere, la pioggia. Gli agricoltori ringraziano Dio per il raccolto e pregano per avere un anno di pioggia. La festa delle capanne ricorda il periodo di cammino del popolo di Israele quando è scappato dall'Egitto e è entrato nel deserto. La festa delle capanne è la festa del ringraziamento a Dio dei doni della terra. Però un'altra caratteristica della festa delle capanne è la processione dell'acqua, che ricorda l'acqua che Dio ha donato al popolo di Israele quando era nel deserto che soffriva la sete. Sono 2 le caratteristiche della festa. La prima è quella che gli ebrei dormivano tutti i 7 giorni nelle capanne costruite da loro. La seconda è che mentre pregavano dovevano agitare un fascio composto da palme, salici, mirto e cedro. I vegetali rappresentano tutti i tipi di uomo, mentre le capanne rappresentano la protezione ma anche la pace fra gli uomini.
Costruiamo una capanna. Domani è la vigilia della festa delle capanne e qui ci riuniremo in 10-15 famiglie a festeggiare. Saremo circa 40 persone. Mangiamo insieme, cantiamo canti, ci sono storie per i bambini, giochi. Anche i bambini partecipano a questa festa, raccolgono rami, pezzi di legno, paglia per costruire la capanna, appendono frutta, fanno disegni per decorare le capanne. C'è una particolarità, si usa un fascio fatto con palma, salice, mirto e cedro. Si dice che rappresentino le varie umanità, cioè che dobbiamo essere tutti uniti. Anche a Sasa, nei giorni scorsi, erano iniziati i preparativi della festa ebraica di Sukkot, che si sta svolgendo questa settimana. È divertente costruire la sukkà, dicono questi bambini. Anche loro collaborano alla costruzione della capanna, che per 7 giorni ospita il nucleo familiare e gli amici. Nel refettorio i bambini del kibbutz hanno preparato festoni e addobbi per le capanne. Mi ricordo quando ero piccola che facevamo tipo una gara e ogni sukkà ha preparato di essere la più bella e mio padre era molto bravo in quei tempi. Dovevamo proprio costruire con le pezzi di legno, proprio una fatica. E adesso è più facile. La festa delle capanne è detta anche festa dei tabernacoli. È una tra le più importanti. Dura 7 giorni, 8 al di fuori di Eretz Israel. Il popolo si recava in pellegrinaggio per offrire i doni e i prodotti della terra al Signore, per poi farli benedire. Si chiama festa delle capanne perché il popolo viveva nelle capanne dopo essere fuggito dall'Egitto. Il Sukkot chiude il mese delle solenni feste ebraiche che si apre con il Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico, e ha il suo culmine nello Yom Kippur, il giorno del pentimento. La tradizione prescrive che nei 10 giorni che separano le due ricorrenze, gli ebrei recitino le Slichot, preghiere ebraiche di penitenza, al muro del pianto. Dai volti di chi, per 10 notti consecutive, affolla queste pietre millenarie, ciò che resta dell'antico tempio, si capisce che il rito è osservato da tutto il popolo ebraico, osservanti e laici. E non pensa importantissimo per ebrei, i cui gli ebrei mandano e vengono molto. La festa delle capanne è una festa importantissima per gli ebrei, che ricorda il viaggio dall'Egitto fino alla terra promessa. In questo periodo gli ebrei hanno vissuto in delle capanne. La festa delle capanne si può chiamare anche festa dei tabernacoli o del raccolto e dura 7 giorni. In questi 7 giorni gli ebrei mangiano e pregano moltissimo. È qualcosa che ogni ebreo sente, il bisogno di dire a se stesso: è tempo di fare un esame di coscienza. Prendi una pausa, guarda all'intero anno passato, a cosa hai fatto e pensa a come progredire in modo migliore. Sono laico, ma essere qui tutti insieme in questo luogo sacro è un'esperienza molto bella. È un momento in cui interrompi la routine, prendi del tempo per riflettere su come far sì che il futuro, il prossimo anno, sia migliore. Ha, 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 ha.
Ha 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 ha!